per noi familiari ritrovarci insieme, ritrovarci uniti è molto significativo perché si vive sempre in solitudine purtroppo la malattia, il disagio del proprio figlio. Invece insieme siamo una forza, ci confrontiamo, siamo una voce unica che può farsi sentire, può veramente provare ad ottenere delle risposte. 12 associazioni toscane per la prima volta si sono incontrate ad Arezzo per coordinare e progettare azioni in difesa dei diritti delle persone con autismo e delle loro famiglie, un appuntamento che si è così inserito nel calendario delle iniziative del Mese Blu. I diritti sono i diritti non solo a una terapia, perché i diritti ad andare a scuola come gli altri, alla possibilità di, per chi sarà possibile, di lavorare, di poter andare a divertirsi, di non essere rinchiusi, alla possibilità di vivere nella propria casa e non di essere deportati obbligatoriamente in un istituto. Diritti normalissimi, quelli che hanno tutte le altre persone, che hanno possibilità di scegliere. Noi vogliamo che i nostri figli possano scegliere e lavorare sul loro futuro. Le associazioni hanno anche deciso di dar vita ad un'assemblea permanente, ad un coordinamento costante per avere un'unica voce in tutta la Toscana. La preoccupazione è che fino a che ci sono i genitori che hanno la forza di stare dietro a quelle che sono le problematiche del proprio figlio, le cose possono anche andare abbastanza in modo lineare. Il problema è che poi dopo non si sa dove possono andare a rifinire questi ragazzi, che comunque avranno sempre bisogno di un minimo di supporto, sempre. È stato infine firmato un documento che verrà inviato a tutte le istituzioni toscane che a vario titolo hanno responsabilità, dalla Regione Toscana alle aziende USL ai sindaci delle varie città. Noi reclamiamo con forza il diritto dei nostri figli e di queste persone affette da autismo avere una vita degna di essere vissuta, una vita libera, autodeterminata, lontano dagli istituti e che nei quali, una vita nella quale i nostri ragazzi possano trovare un senso, come tutti noi.